anche i personaggi che finora, almeno finora, Sara ha fatto al cinema sono tutte donne, ragazze, in questo caso un po', fra virgolette, strane, a cominciare appunto da Rita, con problemi a volte molto seri, come nel caso di Rita, che è non vedente. Ecco, come ci si avvicina a questi ruoli così impegnativi per tanti, da tanti punti di vista? Innanzitutto sono molto felice di essere qua e grazie di essere qui, e sono veramente onorata di partecipare al festival con il film di Marco e di ricevere questo importantissimo premio. E detto questo, sì, diciamo che questi ruoli sono un po' venuti per caso, un po' forse la mia predisposizione a cimentarmi in cose diverse, cose che mi stimolano, ecco, quindi che poi sono tutti ruoli diversi, ma allo stesso tempo hanno le loro peculiarità, ecco. Sì, diciamo strani, perché magari siamo abituati a vedere un'idea stereotipata della donna, un'idea un po' così, però alla fine poi tutti i personaggi nascondono un'umanità che è universale, caratteristiche con cui lo spettatore, spero, anche nel caso di Giulia, si possa, anche non essendo testimone di Geova, si possa rispecchiare, ecco, ci tenevo a dire questo. Sì, nel caso di Giulia, diciamo, tu hai saputo illustrare e raccontare benissimo il passaggio da un apparente, quantomeno apparente, serenità, appagamento di questa ragazza alla scoperta poi di un disagio profondo che l'incontro con Libero fa emergere. E quindi appunto, in fondo io credo che il film, non so se sei d'accordo con me, La ragazza del mondo, più che raccontare una storia d'amore, che pure racconta, è un film sulla libertà, credo, e sulla ricerca di una personale identità. Sì, assolutamente, come hai precisato tu, è un film sulla ricerca dell'identità. E nel caso di Giulia e anche nel caso di Libero vengono entrambi da delle situazioni che familiari come sociali che li ha schiacciati per tutta la vita, e in qualche modo il mio personaggio, che da un'apparente serenità poi vive questo travaglio, ha un percorso di crescita, un percorso di formazione, perché comunque apparentemente lei prova sempre una sorta di disagio all'interno della famiglia, perché inizia a porsi le prime domande: perché non posso fare l'università, perché la mia religione mi vieta di fare l'università, perché non posso frequentare un ragazzo che viene a scuola con me ma devo frequentare un ragazzo della comunità. Quindi tutte queste domande lei inizia a farsele nel momento in cui inizia a crescere, quindi, però allo stesso tempo deve dimostrare alla comunità e alla sua famiglia un'apparente serenità che poi esplode nel momento in cui prende il coraggio di liberarsi attraverso l'incontro di Libero, appunto. Senti, io credo che per certi versi La ragazza del mondo sia un film vicino, può sembrare strano perché dal punto di vista della messa in scena, del clima, sono due film completamente diversi, è inseparabili. Nel senso che sono due film sulla separazione, nel caso di Inseparabili, una separazione fisica fra due gemelli siamesi, qui nel caso di Giulia la separazione dal suo mondo, dalle sue radici. Non so se appunto anche questa lettura può essere, come dire, in qualche modo accettata, logica, insomma, se ti ritrovi. Sì, sì, assolutamente. Comunque il tema del film che hai citato parlava appunto della crescita e della ricerca dell'identità di due gemelle siamesi che cercano di dividersi per ognuna avere il coraggio di cercare la propria identità, ecco, e nello stesso caso anche quello di Giulia, che da una situazione comunque di sofferenza dovuta al contesto familiare, dall'altra parte c'era la situazione di sofferenza dovuta sempre dal contesto familiare che le strumentalizzava come cantanti per ricavare del denaro. Poi io il film lo conosco abbastanza bene.